Senatore Ripamonti, al suo tavolo si è parlato di balneari. È un tavolo abbastanza delicato in questa provincia, in questa regione, per essere eufemistici, diciamo, dicendo la parola abbastanza. Quali sono state le proposte, le soluzioni, le alternative che il settore ha chiesto oggi? Beh, il settore ha chiesto a gran voce di rispettare quello che è stato fatto con la legge di bilancio 2018. C'è una legge che si chiama 145 che estende la concessione del demaniale fino al 2033. Quindi non è che abbiano grandissime pretese, vogliono solo non essere costantemente messi nella condizione di non sapere cosa gli accade. Siccome c'è una legge dello Stato, non c'è nessuna infrazione e tutte quelle cose che dovevano essere fatte sono state fatte, in questo momento non ci sono alternative se non quella di applicare la legge, perché è una legge dello Stato. Quindi i balneari non hanno chiesto niente se non quello. Chiaro, chiaro, hanno piacere di poter essere imprenditori di se stessi, di poter investire sulle loro attività e di poter fare probabilmente il primo baluardo a difesa di quell'arenile tanto, tantissimo, anzi, martoriato in questo periodo. E io quello che fa il governo in questo momento non lo so, anche perché mi sembra che non faccia granché da questo punto di vista. E si limita ad interpretare qualche sentenza che non si capisce bene a che pro. Credo che non abbiano il coraggio di affrontare l'argomento, perché l'argomento l'abbiamo affrontato noi e bene nel 2018, quindi in questo momento devono solo fare una cosa, ripeto, applicare la legge, nient'altro, e magari andare in Europa senza andare a essere, come posso dire, supini nei confronti dell'Europa, ma andare a far valere le ragioni di un territorio di 30.000 imprese balneari, soprattutto nella provincia di Savona sono 650, che per un indotto di quasi 10.000 persone, che non possono essere abbandonati. Noi non l'abbiamo fatto, non lo facciano neanche loro.